Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Piazze che venivano chiuse per manifestare quello che voi chiamate il libero dissenso, non ve ne fregava niente. Dicevate anzi che quelli erano dei fascisti, che erano pericolosi. Quando c'è il vero dissenso che viene, come dire, tacitato, e quando c'è la vera mordacchia di Stato, quando c'è la vera censura, la vera oppressione, nessuno dice mai niente. No, invece però, questi ragazzi, scusami, che sono cresciuti in queste cose, ho capito, però la credibilità ho già ricevuto. Le piazze di quelli che non si vogliono vaccinare, mettendo a rischio la salute degli altri, non ci credo, scusami. Ma è una balla, che ti devo dire? È una balla, perché non hanno messo a rischio la salute di nessuno. No, ci sono prove. Tesoro mio, se stiamo tutti bene, perché in questo paese la campagna vaccinale ha funzionato e quindi allora, il virus circola in maniera diversa. Diciamocelo una buona volta. Si è vaccinato il 90% della popolazione, cosa volete? Volete dire che quelli sono... Cioè, guardate, fate così, tenetevi questa roba qua. Tanto è evidente, no, che non si riesce a fare... C'è una parte della nazione che questa cosa non la vuole capire, che è stata razzista, violenta, intollerante, ha basato un'oppressione, ha tolto lo stipendio volentieri e godendo delle persone senza una prova scientifica, no? Poi ogni volta che si fa presente che c'è la scienza che dice un'altra cosa, c'è sempre l'hanno un fatto altro in motivo, tutto il mondo, te voglio dire, cioè... No, non l'hanno fatto in tutto il mondo, mi dispiace, non l'hanno fatto in tutto il mondo, la maggioranza del mondo non l'ha fatta queste cose, le roba come il Green Pass non c'era nel resto del mondo. Comunque io non paragonerei, chiedo a Barisoni, sono paragonabili le manifestazioni dei Novax a quelle dei ragazzi universitari? Cioè, mi sto chiedendo. Finisce e poi arrivo da Barisoni. Se posso. Di fronte a questo, che è stata la vera oppressione, perché non era una, non aveva alcuna base scientifica, ed è stato intendendo la. Nessuno ha chiesto scusa, nessuno si è abilitato. Ancora oggi si chiede che le persone che non costituiscono un rischio per gli altri non possano tornare a lavorare, gli si chiede di mettere le spillette, le stelline e i segni di distinzione, che è una cosa vergognosa. Poi state qua a parlare a questi che non sanno nemmeno cosa sia il fascismo e vogliono andare a impedire non una manifestazione, perché possono dire quello che vogliono, però i volantini che sono nessuno lo chiede la stellina, Francesco. Come nessuno lo chiede? Tutti lo chiedono. Quanta gente dice, tu ti faresti curare da un medico non vaccinato? Quello è diverso, è una libera scelta. Posso scegliere il mio medico? Io posso scegliere, certo, la libera scelta perché? Perché non vaccinato cosa è? Pericoloso? Una persona di cui bisogna scusami, preferisco un medico che crede nella scienza, un medico che non crede nella scienza, però insomma non stiamo a fare questa discussione oggi. Stavamo parlando di un'altra cosa. Capite che il tema perché non è la credere alla scienza. Io posso dire una cosa a Borgonovo, posso dire una cosa di un secondo a Borgonovo. Io posso dire una cosa sola a Borgonovo. La cosa vera che è questa. Non è credere alla scienza, perché quelli che vi dicevano che le mascherine non posso dire una cosa scusatemi, Francesco, abbiamo cambiato argomento. Siamo collegati con la Sapienza, con dei ragazzi che chiedono altre cose. Parlando di oppressione fascista e di queste cose, quando c'è stata la vera oppressione, voi avete partecipato a questa oppressione. No, ma io voglio sapere. E continuate. A partecipare allora, a questo Borgonovo ci ha detto scusa, quei maschi non ci capisco niente così. Una alla volta, cavolo. Domanda, per favore. Un secondo. No, è perché sennò faccio una fatica del diavolo. Sto qua tutti i giorni, vi prego, la cortesia di parlare una alla volta. Abbiate pietà. Allora, sto chiedendo di fare una domanda a Borgonovo di un secondo. Solo questa, se posso. Fai la domanda, quei maschi. No, io volevo solo dirgli che io sono d'accordo. Peraltro anche allora lo dissi, non ho nulla in comune con i movimenti che ci sono stati eccetera, ma ho condannato tutti gli interventi della polizia nei loro confronti, quindi, perché ritengo che fossero sbagliati, quindi ritengo che Borgonovo per logica e coerenza adesso condanna l'intervento della polizia contro gli studenti. Chiarissimo, la domanda sì è, lo faccio io, Cremaschi, fai domande un po' lunghe, non potresti fare il mio lavoro. Io condanno quelli di allora, lei condanna quello di oggi? Condanni la violenza fatta nei confronti dei ragazzi dalla polizia il 25 di ottobre alla Sapienza, Francesco? Come ho già detto ripetutamente, se non ci sono stati atti violenti e cose di attacchi alle forze dell'ordine, lancio di oggetti e cosa, posto che stavano lì per una ragione sbagliata e intollerante,
Io sono dispiaciuto del fatto che siano stati manganellati, penso che queste cose non dovrebbero accadere. Okay. Così come penso che sia pericolosa la norma, sia pericolosa e andrebbe modificata la norma sui rave. Perché a differenza della maggioranza di quelli che stanno commentando, io un po' di coerenza ce l'ho. Vorrei sentire Barisoni, perché ci ha detto Borgonovo.